Enrico Montesano cacciato dalla Rai. La replica di Selvaggia Lucarelli. Enrico Montesano è stato squalificato da Ballando con le Stelle. La Rai ha deciso di cacciarlo, dopo il polverone sollevato in queste ultime ore, a causa della maglietta indossata dall'attore durante le prove dello show, che inneggiava alla decima massa. Un caso che era stato sollevato dopo l'ultima diretta da Selvaggia Lucarelli. La giurata di Ballando aveva pubblicato su Twitter due immagini di Montesano, in cui il 77enne sfoggiava una t-shirt con il logo e il motto della Decima Mas, formazione militare fascista, che ha combattuto accanto ai nazisti contro i partigiani nella Seconda Guerra Mondiale. Montesano, come accennato, l'ha indossata durante le prove di Ballando svolte in settimana. Il post della Lucarelli è diventato immediatamente virale e ha scatenato dure reazioni, in particolare quella dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia. L'associazione, infatti, ha chiesto che Montesano venisse cacciato dal programma. Sono bastate poche ore per vedere accolta questa richiesta. La Rai, con un duro comunicato diffuso nel tardo pomeriggio di domenica 13 novembre, ha fatto sapere di aver cacciato l'attore da Ballando, chiedendo scusa ai telespettatori per quanto accaduto. Ecco il comunicato Rai. Resta inammissibile che un concorrente di un programma televisivo del servizio pubblico vesta una maglietta con un motto e un simbolo che rievocano una delle pagine più buie della nostra storia. Chiediamo scusa a tutti i telespettatori, e in particolare, a coloro che hanno pagato e sofferto in prima persona, a causa del nazifascismo, a cui proprio quella simbologia fa riferimento. È decisione dunque della Rai interrompere la partecipazione di Enrico Montesano alla trasmissione del sabato sera, Ballando con le Stelle. Poco prima della diffusione del comunicato Rai, Enrico Montesano aveva voluto chiedere scusa al pubblico, tramite un post sui social. Aveva cercato di spegnere le polemiche dopo il post denuncia della Lucarelli, ma le scuse non sono bastate ad evitare la sua cacciata. La Rai ha usato il pugno di ferro contro di lui. Montesano sui social ha cercato di far capire che non aveva intenzione di promuovere messaggi politici o quant'altro, indossando quella maglietta. Si è giustificato dicendo di essere un collezionista di t-shirt particolari. Ha poi ribadito di essere un uomo democratico, che crede nei valori della Costituzione, e si è scusato con tutte quelle persone che si sono sentite offese o turbate. La sua è stata un'ingenuità. Lui con il nazifascismo non c'entra nulla. Parole che, come già accennato, non sono servite a far cambiare idea ai vertici di Viale Mazzini. Il gesto di indossare una maglietta inneggiante alla decima massa è stato talmente grave da non poter rimanere impunito. Puntuale come un orologio, è arrivato il commento di Selvaggia Lucarelli, la prima a sollevare il caso Montesano. La giornalista, inutile dirlo, ha apprezzato questa scelta della Rai. Attraverso delle Instagram Stories, la Lucarelli ha condiviso un pensiero del giornalista di La 7, Alessio Lasta, che aveva fatto riferimento ai trascorsi Novax e complottisti di Montesano. Poi Selvaggia ha affondato il colpo. Ha infatti sostenuto che la scelta di Montesano di indossare quella maglietta non è stato un atto di ingenuità come l'attore ha voluto far credere. Secondo la Lucarelli, è stato un atto voluto. La giurata ha inoltre parlato di atto irrispettoso, anche nei confronti di chi lavora nel programma. Al momento, nessun commento è giunto dalla conduttrice Milly Carlucci. La sua scelta di volere un personaggio così controverso a Ballando si è rivelata un boomerang. Secondo voi, ha fatto bene la Rai a cacciarlo? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.